Bentornati e bentrovati a Saperi e Sapori per questa nostra nuova puntata della nostra prima serie della stagione 2012. Innanzitutto saluto e do il benvenuto alla nostra Elisabetta Danieli. Ciao Max, saluto gli nostri amici a casa e oggi siamo in un locale molto particolare. È vero. Un locale estremamente particolare e una serata estremamente particolare. Oggi vi vogliamo parlare di Langa, cioè di quel territorio, quelle colline straordinarie fa Alba e Bra, nel cuore della provincia di Cuneo, in cui vengono eh, realizzati alcune del, delle perle più belle della nostra enogastronomia, i vini eh, più significativi come il Barolo, il Barbaresco e alcune delle eh, caratteristiche eh, gastronomiche più buone e più particolari. Una fra tutte vorrei ricordarvi il tartufo bianco di Alba che allieta i nostri autunni. Bene, la Langa è non Solo quello che Alba e il suo territorio ci propongono, ma anche quello che ci propone la Casa del Barolo e Eno Tavola nel cuore della metropoli di Torino. Grazie al lavoro realizzato da Casa del Barolo, eh, anche il cuore della città di Torino può vivere e può respirare le perle dell'enologia, le perle dell'inogastronomia di Langa. Oggi andremo alla scoperta di questo territorio. Continuate a seguirci. Sapere e sapore. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti in Langa, o meglio, in Langa in centro. Oggi noi parleremo di questo fantastico territorio che è difficile da descrivere, è molto più facile viverlo, frequentarlo e conoscerlo di persona. Il nome Langa è antichissimo e sembra che abbia diversi significati. Ha il significato di paese dei Liguri piuttosto che terreno incolto o quello che preferisco io. Lingue di terra. Le Langue sono una regione storica del Piemonte, a cavallo delle province di Cuneo ed Asti, un insieme di, di baldi. Di colline, dove ogni vallata e ogni collina ha i suoi usi, le sue tradizioni, anche i diversi dialetti che si rincorrono e si identificano in modo diverso rispetto a quel precedente. L'altezza media oscilla tra i 550 e i 900 metri e si divide in due grandi zone: la bassa Langa, la zona compresa tra il Tanaro e il fiume Belbo, in realtà ha una quota inferiore ai 600 metri, ed è la Langa. Di alba, dei vini e del tartufo, tartufo bianco. E poi c'è l'Altalanga, la collina che in realtà divide il Piemonte dalla Liguria, in realtà è fatta praticamente di boschi dove si coltivano e si allevano gli animali che danno degli ottimi formaggi. Ecco Caterina che è arrivata e ci racconterà il piatto con cui iniziamo questa serata. Sì, questo è un antipasto di coniglio in salatina accompagnato con peperoni e olive taggiasche Grazie Caterina. Bene, cominciamo la nostra serata il nostro menù qui da Enotavo, la casa del Barolo. Abbiamo visto adesso l'insalatina di coniglio, peperoni e olive taggiasche, il menù ha pre previsto un aperitivo di benvenuto con calice di bollicine, passeremo quindi al ravioli di borragine con battuta di pomodoro fresco e basilico e chiuderemo con un pan di spagna, caffè arabico, crema al mascarpone e cacao. Eh, questo è il menù particolare di questa sera, ma se vi doveste venire qui tutti i giorni in questo periodo, su questa stagione vi cito alcuni dei piatti della carta, quali il plin alle erbette, burro e maggiorana, o gli strozzapreti con ragù di coniglio, oppure la coscia di vitello appena scottata con melanzane salsa, saltate e basilico fresco, oppure tra i dessert una bavarese al cioccolato bianco con salsa ai frutti rossi. Direi che eh, l'inizio promette bene. Diamo ora la parola alla nostra Elisabetta per il consueto notiziario degli appuntamenti regionali. Eccoci ora al nostro consueto appuntamento con il notiziario settimanale degli eventi regionali. Iniziamo segnalandovi la giornata mondiale della conservazione delle piante, voluta dalle Nazioni Unite e che si tiene il prossimo venerdì 18 maggio. Per l'occasione, al Giardino Botanico di Europa a Biella si svolge un Open Day completamente gratuito, rivolto principalmente alle scuole e dedicato alla conoscenza, alla salvaguardia e alla tutela delle piante. Prosegue invece fino al prossimo 2 giugno al Museo regionale di Scienze Naturali di Via Giolitti 36 a Torino la rassegna Arte e Disegno Argentino in Italia. La mostra, con opere di numerosi artisti e designer sudamericani, è curata da Massimo Scaringella e si propone l'obiettivo di divulgare l'arte e il design argentino in Italia in modo da creare una piattaforma di dialogo e cooperazione tra i paesi. Inaugura invece sabato 19 maggio alle ore 17 a Murazzano, in provincia di Cuneo, il primo degli eventi dedicati al cielo blu nelle Langhe. Con la mostra Dialogo tra le nuvole, sarà la volta di due grandi artisti, accomunati dalla passione per il cielo, i grandi spazi e il desiderio di trasmettere a tutti la voglia di sognare. Numerosi poi in tutto il Piemonte gli appuntamenti con il gusto per il fine settimana. Vi segnaliamo a Santena, in provincia di Torino, da venerdì 18 a lunedì 21 maggio la consueta sagra degli asparagi. Si parte venerdì con l'apertura dello stand gastronomico Pala Asparago e si prosegue tra sfilate, degustazioni e il mercato tipico degli asparagi dop locali. Infine, a Sommariva Bosco, in provincia di Cuneo, da venerdì 18 a lunedì 21 maggio. 18 a domenica 20 maggio si tiene la nuova edizione della fiera regionale Ame l'Almel vero e proprio festival di mieli in tutte le forme sport, musica, spettacolo si ascostano con vivacità alla golosità di Ame l'Almel le piazze del centro storico di Sommariva Bosco vengono così invase da esibizioni energetiche vitali come un buon cucchiaio di miele per ulteriori dettagli continuate a seguirci in diretta su Rete 7 e sul web digitando www.piemontepaese.it. Per ulteriori segnalazioni scriveteci infine all'indirizzo redazione chiocciola.piemontepaese.it. amici questa sera vi presento Barbara del Mastro Meoni, è la nostra top model e la regina della notte. La prima domanda che le facciamo dai saperi e sapori è qual è il tuo piatto preferito e perché? Il mio piatto preferito è la bistecca ai ferri, con le patatine al forno, perché è sano, perché sono sportiva, perché ogni tanto ci tengo alla linea, perché mi piace tanto. Ok, eh, Barbara di cosa ci parlerai questa sera? Ma eh, stasera volevo parlarvi, raccontarvi un po' della mia vita e del mondo della notte delle nuove mode, del mio passetto che ho fatto nel mondo della musica e del mio futuro Grazie, a te Max Bene, grazie. Siamo ora con il responsabile di Eno Tavola Casa del Barolo, eh, l'anima eh, di questa realtà eh, estremamente significativa, questa realtà di Langa nel cuore della nostra Torino. Eh, ho il piacere di presentarvi Luigi Molinaro, eh, che da sempre è, è Casa del Barolo ed è il buon bere nella nostra città. Eh, a Gigi, eh, subito una domanda che è quella che facciamo a eh, tutti gli ospiti di Saperi e Sapori: Qual è il tuo piatto preferito? Il telo tornato, che un po' rappresenta un. Po'... Un po' il nostro piatto di Langa. Come mai? È la semplicità del nostro piatto, diciamo, è oltretutto preparata da Domenico Paone che è il nostro giovane chef. E poi perché secondo me è un po' il piatto che si richiede da tutti gli stranieri nella nostra terra, la semplicità della nostra terra. Quali sono le eh, caratteristiche del, eh, del, del menù e della cucina che eh, presentate qui da Enotavola? e eh, come strutturate gli appuntamenti qui eh, in via Perugia? Allora, Enotavola è nata in un contesto di una struttura industriale, un capannone, e in una zona di uffici di lavoro, per cui abbiamo realizzato l'Enotavola per chi lavora tutto il giorno per tralasciare il panino e mangiare un piatto caldo, però che trasporti il progetto di langa in città. Piatti molto semplici con un menu settimanale che non cambia, quattro menu al mese con una carica è una quantità di piatti abbastanza ricchi dal pesce alla carne ma mantenendo sempre un progetto di langa con i nostri piatti tradizionali eh, questi piatti sono a prezzi e a portata di tutti eh, il vino è a consumo a bicchiere perché vogliamo che l'enotavolo sia il messaggio dei produttori piemontesi noi prepariamo i piatti ma vogliamo che sia il vino il primo attore principale dell'enotavola di Via Perugia nata dopo un percorso nato nel 77 con la nascita della Casa del Barolo da Ferdinando Teia e da Cesare Scapola. Eh, Ferdinando Teia marito di Maria Vittoria proprietaria del Belvedere di La Morra grande ristorante storico eh, io sono entrato nel 1978 come dipendente eh, ho percorso questo tragitto eh, in città eh, seguito e aiutato dai produttori di Langa e credo di essere un po' cresciuto con loro. Un grazie a eh, Gigi Molinaro, lo ritroveremo tra alcuni istanti e eh, torneremo qui a eh, scoprire e conoscere le caratteristiche di Enotavola qui da Via Perugia 26, quasi nel cuore della Langa. Ci vediamo tra un minuto.